Bentrovati amici di Civico 93 alla nuova edizione dell'RG93. Diamo subito uno sguardo al panorama nazionale. Quando pensano che tu sia all'altezza di un compito così grande, si può solo essere onorati, perché è talmente gratificante. L'ha detto Milena Gabanelli, commentando così commossa la scelta del Movimento 5 Stelle che l'ha candidata per la Presidenza della Repubblica. Milena Gabanelli, una donna e una giornalista, conosciuta da tutti per le sue inchieste e per la sua tenacia nella lotta agli sprechi della politica. Monte Paschi, operazione Alexandria, è di 1,8 miliardi di euro il sequestro che la Guardia di Finanza ha eseguito nei confronti di Banca Nomura su ordine della Procura di Siena. Di questi 88 milioni di euro sarebbero costituiti da commissioni occulte percepite da Nomura e depositati da Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di Nomura a titolo di garanzia sul finanziamento ricevuto da quest'ultima. Circa 14 milioni di euro invece sono stati sequestrati anche a Mussuri, Vigni e Baldassari. Sanità. Sblocco del turnover. Vendola, 1600 nuove assunzioni. Finalmente, dopo che abbiamo portato modernità, strutture e macchinari nelle nostre ASL e nei nostri ospedali, ora possiamo portare medici e infermieri. Così il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, commenta la notizia ufficializzata in conferenza stampa, insieme all'assessore alle politiche per la salute, Elena Gentile. I nostri ospedali, evidenzia il presidente della Regione Puglia, erano al collasso, soprattutto per questa ragione, per mancanza di personale. Noi, tuttavia, nonostante le difficoltà, siamo andati avanti, procedendo ad un lavoro di reingegnerizzazione del sistema sanitario e oggi partiamo con i primi 800 assunti e a giugno ci saranno oltre 800 unità tra medici e infermieri che entreranno nelle nostre strutture sanitarie. Possiamo finalmente cominciare a dare risposte ai bisogni di salute. Taranto. Alcune migliaia di persone si sono radunate per partecipare al corteo organizzato dal Comitato 7 Aprile, che riunisce una ventina di associazioni ambientaliste e semplici cittadini, per protestare contro l'inquinamento provocato dall'Ilva a sostegno delle iniziative della magistratura. Il corteo, partito dal piazzale antistante l'arsenale militare, è aperto da uno striscione sostenuto da un gruppo di pediatri e di altri medici della città. Set in Puglia per Beautiful. Per festeggiare i 25 anni della soap, la troupe della serie TV ha deciso di girare alcuni episodi in Italia e ha scelto la nostra regione spostandosi tra i paesini di Polignano al Mare, Alberobello e Masseria San Domenico. E ora spostiamoci in Capitanata. Foggia, operaio strozzato dall'usura, scappa e denuncia i suoi presunti aguzzini ai domiciliari tre foggiani, tassi di interesse applicati stimabili al 360%. Ad ogni giorno di ritardo nel pagamento il debito aumentava di 150 euro. Un meccanismo rodato, una spirale usuraia dalla quale sembrava impossibile venir fuori. Per il fatto i carabinieri della compagnia foggiana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre persone. Giù le mani da Casa Sollievo, il Gargano pronto alle barricate contro Vendola. Il Gargano ha pagato il prezzo più alto della riforma sanitaria attuata dal governo Vendola. Lo stesso presidente della regione ha deluso da tutti i punti di vista, tutelando gli ospedali pubblici ed operando contro quegli enti che fanno capo a Santa Madre Chiesa. Vendola e la Gentile pensassero un po' meno alle RSA, le case di cura private, e si applicassero per garantire il diritto alla pubblica salute. Così ha tuonato Angelo Cera, a cui ha fatto eco il sindaco di San Giovanni Rotondo. Manfredonia, i dolfini tornano nel porto. Dopo Filippo, che proprio nel Golfo Sipontino aveva trovato il suo habitat naturale fino al giorno della sua morte, un altro tursiope è tornato a nuotare nello specchio di mare antistante il Golfo. Il delfino, già ribattezzato con il nome di Filippo II, è stato segnalato dai volontari del Centro Studi Naturalisti che da qualche giorno lo stanno monitorando. La coalizione Moderati di Centro si allarga, si uniscono l'UDC e l'Unione di Capitanata. Stamattina si sono riuniti i rappresentanti dei vari partiti che formano la coalizione. Preso atto delle nuove adesioni, i dirigenti dei partiti all'unanimità si dichiareranno concordi nell'individuare quale candidato sindaco alla coalizione Moderati di Centro Mario Lucio Giordano. Considerata la persona più idonea per perseguire e portare a termine un programma amministrativo estremamente arduo, per sintetizzare un'unione di forze e di idee diverse al servizio della collettività.
E intanto Lellino Cendamore, referente della Democrazia Cristiana, ritira il simbolo della coalizione centromoderato e spiega il suo ritiro adducendone le cause all'evoluzione delle ultime vicende politiche locali e a sopraggiunti motivi personali, precisando inoltre che il simbolo della DC non figurerà né parteciperà con la propria lista in nessun altro raggruppamento politico già formato o in altre possibili future aggregazioni. E Lorena Di Salvia, la giovanissima coordinatrice di Realtà Italia, il movimento politico nazionale che ha come finalità in Italia e in Puglia la tutela delle persone e i loro diritti fondamentali, spiega alla neoingegnere che la programmazione e la lista è quasi pronta per il nostro paese, ma ciò che più le preme sottolineare è il coinvolgimento dei giovani nell'impegno per un cambiamento vero della nostra comunità, non grandi opere ma piccoli passi con risultati immediati e reali. Domenica 21 aprile prossimo si svolgerà la nona maratonina di San Giuseppe, organizzata dalla Podistica San Nicandro, quarto Memorial Giro Bortone, gara regionale sulla distanza di chilometri 11.004, manifestazione regionale di corso su strada riservata ai settori FIDAL, amatori, master e aperta agli atleti iscritti agli enti di promozione sportiva convenzionati con la FIDAL. Inoltre, nello stesso giorno è prevista la seconda passeggiata non competitiva di 4 km, aperte a tutti, secondo Nordic Walking e gare giovanili. Ricordiamo che la gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Appuntamento quindi a domenica prossima per questo imperdibile evento sportivo. Il Lions Club San Nicandro Garganico Enzo Manduzio organizza domenica 21 aprile 2012 dalle ore 10 alle ore 13 nella Galleria del Cinema Teatro Italia la giornata di prevenzione per la lotta al diabete. Ragazzi, giovani e adulti potranno effettuare un test gratuito di controllo onde prevenire tale malattia che è tra le 10 cause di invalidità. L'iniziativa si avvale della collaborazione dei massimi organismi mondiali del settore, Federazione Internazionale del Diabete, Organizzazione Mondiale della Sanità. Perciò questo appuntamento potrebbe essere uno dei più importanti della vostra vita. Aderisci quindi alla giornata Lions per la prevenzione al diabete. Il personale sanitario vi aspetta domenica 21 aprile dalle ore 10 alle ore 13 per un controllo gratuito. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro radiogiornale e ora passo la parola ad Angela per le previsioni meteo e per l'oroscopo. Previsioni meteo per la giornata di mercoledì 17 aprile. Domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà 19 gradi, la minima 11. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord. Mare poco mosso, nessun allerta meteo presente. Oroscopo per la giornata di mercoledì 17 aprile. Ariete. Non pensate subito alla vendetta se qualcosa andrà storto, soprattutto in campo economico. Nella giornata di domani potrebbero insorgere dei seri motivi che vi faranno cambiare idea su un paio di spese che avreste dovuto o voluto bene affrontare. Toro. Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Anche se siete orgogliosi, chiedete aiuto ogni tanto, non vi farà sembrare meno forti e meno capaci. Gemelli. Se ci sono delle spese in programma e in voi è già subentrata l'ansia di non riuscire a ricoprire il debito, provate a ripetere i conti. Magari avete già raggiunto e superato la cifra, ma ancora non ve ne siete resi conto. Cancro. I vostri segreti sono ben custoditi, quindi non preoccupatevi più di tanto. Potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e potete mirare molto in alto. Leone. Inutile fare finta che una certa persona non vi interessi, rischiate di essere i soli a rimetterci alla fine. Controllate meglio il vostro umore perché troppi mugugnii potrebbero dare fastidio a qualcuno. Vergine. Tutti i vestiti trendy, gioielli, auto di lusso e così via richiedono molto denaro, cautele nelle spese.
Bilancia, i vostri affari vanno troppo per le lunghe, a volte se non rimediate con qualche stratagemma, anche se sentite forte il desiderio di cambiare look in questa giornata, cercate di evitare spese eccessive che possano mettere in pericolo i risparmi faticosamente accantonati da voi, ma anche dalle persone a voi vicine. Scorpione. Alcuni ulteriori guadagni potrebbero arrivare in questa giornata rispetto a quelli previsti, però dovrete essere tanto parsimoniosi da metterli da parte ed aspettare un po' di tempo prima di investirli o spenderli in cose inutili. Sagittario. Tirate fuori la vostra aggressività domani, perché la situazione lo richiede. Non siate frenetici nel fare le cose, esse si fanno altrettanto bene con calma e riflessione, magari anche con l'aiuto di qualcun altro. Capricorno. Concentratevi solo sui programmi futuri, davvero importanti e urgenti. Nella giornata di domani il fattore denaro potrebbe rendervi un po' nervosi. Acquario. I vostri superiori hanno scelto proprio bene i propri collaboratori e sono fortunati ad avervi al loro fianco in questo momento. Non c'è più timore verso nulla, buttatevi a capofitto con costanza e tenacia, riuscirete a conquistare anche il mondo. Pesci. Domani riuscirete finalmente a prendervi alcune delle vostre rivincite, piccole forse, ma sono sempre soddisfazioni. Non esitate domani a prendere il controllo della situazione. Ci vediamo alla prossima edizione dell'RRG.